Un 2021 che si chiude in maniera tribolata per il Teramo, ma che era iniziato il 9 gennaio con l'impegno interno contro l'Avellino al Bonolis e col pareggio per 1-1, che aveva confermato come il diavolo che aveva terminato l'anno precedente con la debacle di Bisceglie fosse formazione in grado di lottare sulla carta alla pari con le big del girone C che avrebbe abbandonato in estate. Ironia della sorte, il fallo da rigore di Diakité che spianerà la strada al pareggio irpino fu merito di Bernardotto, che non sapeva ancora che quello sarebbe diventato molto presto il suo stadio. Sulla panchina biancorossa c'era Massimo Pace, l'organico a disposizione di Levatura decisamente superiore a quello attuale. Ma il 2021 non partì benissimo, non c'erano i vaccini e i rinvii erano l'ordine del giorno. Teramo che cade anche a Viterbo e poi ad ora di pranzo si riscatta con il Palermo 1-1 prima della vittoria col Bari. Unico squillo di un avvio d'anno con molte più ombre che luci. Il punto più alto con i pugliesi, unica gioia di una seconda parte che vede tante amarezze sotto la neve. La sconfitta contro la casertana di Federico Guidi fino al punto più basso, anzi ai punti più bassi. Lo stop con la Vibonese e quello con la Cavese che era già destinata all'ultima casella del campionato. Un girone di ritorno che benché non somigli per nulla a quello di andata assicura comunque al diavolo la qualificazione alla post-season. All'ottavo posto lo stesso dell'annata precedente, in un'ultima di regular season dai tanti incastri ma che i biancorossi risolvono presto, sempre con la Viterbese, per 2-0 con Ilari e Bombaggi. Si arriva così ai playoff, in crescendo, ma il primo turno, come lo era stato il Catanzaro nel giugno prima, si rivela ancora fatale. Stavolta è il Palermo, e non con un pareggio, ad estromettere immediatamente il diavolo dalla corsa alla B. Floriano dal dischetto e Luperini mettono subito in chiaro le cose. Tutti a casa, con qualche sorriso, ma anche con un filo di amarezza per le meritate vacanze, che si aprono però con la lettera di Iachini del 18 giugno che annuncia che no, lui a queste condizioni non va avanti, i presupposti per proseguire non ci sono più. L'iscrizione è a rischio, la città trema tra speranza e disillusione, ma intanto l'attuale presidente onorario, senza che nessuno lo sappia, comincia a tessere la tela di una trattativa per la dismissione delle quote che si concretizzerà soltanto in inverno. Alla fine Iachini resta e iscrive la squadra alla Serie C, stavolta però si torna nel girone centrale insieme al Pescara. E il progetto biancorosso va ridisegnato su nuove linee. Non più spese faraoniche, anzi, salutano Iaconi e Federico, anche Paci che va a Pordenone e la dirigenza non rinnova i contratti in scadenza di tutti i big in rosa. In più cede Salim Diakité alla Ternana e Santoro al Perugia per finanziare un mercato che viene affidato a Carlo Musa. In panchina va Federico Guidi, che si libera dalla casertana che invece in C non riesce ad iscriversi e l'infornata di giovani da valorizzare ruota attorno ai senatori rimasti, Mungo, Piacentini, Arrigoni. Arrivano Azio Osmanovic, Rosso, Malotti e soprattutto Bernardotto, l'uomo a cui si affida il diavolo per l'atavico problema del gol. L'avvio di campionato è incoraggiante, malgrado i punti stentino ad arrivare, a Chiavari all'esordio sconfitta immeritata, a Modena la partita migliore, benché arrivi solo un pareggio, ma il doppio stop con Vispesa Remolese nel doppio turno casalingo conferma che questa squadra deve farne tanta ancora di strada. L'ultimo posto con la Viterbese viene cancellato dal successo sulle Aziali di inizio ottobre, un mese nel quale le cose vanno più che bene, prima del doppio stop però, nel finale, con Cesena e soprattutto Aquila-Montevarchi, gara che Guidi ricorderà per settimane nelle conferenze. Novembre è il mese migliore, in Coppa Viero risolve il derby col Pescara, riproposto in campionato 11 giorni dopo, quando Bernardotto finalmente si sblocca e rimonta il vantaggio sul rigore di Ferrari all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara. Sono i giorni della cessione delle quote, da Iachini a Ciaccia, non tutto, il 60%, dopo il preliminare siglato qualche giorno prima. La città risponde con entusiasmo, il 20 novembre, giorno della gara interna con l'Olbia, è quello del saluto della conferenza al Parco della Scienza, con l'amministrazione comunale intera, sindaco in primis, a dare il benvenuto ai soci di maggioranza che già detengono il Fiuggi. Da qui in poi però la storia cambia, perché il 25 il blitz della Guardia di Finanza sequestra i beni dei due fratelli e le quote del sodalizio biancorosso. Sequestri non convalidati due giorni dopo dal GIP, che sembrano riportare il sereno fuori dal campo. Perché in campo lo squillo inaspettato del pomeriggio uggioso di Pontedera rimarrà un unicum rispetto a prestazioni senza nervo del Teramo, rullato da Carrarese, ancora Matelica, Reggiana e Dentella, all'ultima del 2021. Impegni che si intrecciano con un nuovo sequestro dei beni dei Ciaccia, con la COPS che ancora non dà l'avallo definitivo al passaggio delle quote di novembre. Una classifica che piange, un mercato semibloccato e Iachini che annuncia di rinunciare al PEF sul Bonolis mettendo in vendita la concessione. 12 mesi dunque, vissuti pericolosamente. Il passaggio al 2022 ad un Teramo ridotto così può solo fare che bene.